quanto riguarda le materie su cui secondo noi come occhialeria ovviamente è importante lavorare, continuare a lavorare, sicuramente la parte di progettazione per la parte dell'ufficio tecnico, quindi una progettazione con dei software come KTA ad esempio, o Rhinoceros software, che viene utilizzato sia nella parte dell'ufficio tecnico che nella parte di prototipia, dove c'è un altro tipo di percorso. Prototipia si divide in CAD-CAM e prototipia banco. CAD-CAM, quindi la progettazione dell'occhiale con Rhinoceros e poi con i sistemi per la parte numerica di missioni in macchina, e dopodiché il percorso prototipia banco, dove ci vuole un'alta specializzazione delle persone, quindi dove la fa da padrona è proprio la parte manuale, e quindi anche chi magari col computer fa più fatica o non ha delle competenze specifiche può invece lavorare sulla parte manuale e quindi crearsi un percorso carriera sulla parte prototipi a banco.